Partiamo ufficialmente. Ufficialmente diamo la parola a Daniele Cosetti, assessore del comune di Malé, per portare un proprio saluto. Buonasera a tutti e benvenuti a Volentina. È abbastanza raro vedere così tanta gente a Volentina, quindi sono più che contento e soddisfatto. Sono stracontento del fatto che sia stata scelta come session nei 10 incontri, quindi ringrazio tantissimo gli organizzatori e vi auguro una buona serata. Non ho altro da dire, vi lascio alla bellissima serata di questa sera. Grazie ancora, buona serata. Grazie. Bene, allora oggi conosceremo la Val di Sole attraverso due uomini che visitarono la valle con il preciso intento di descriverla per creare delle guide in questo caso. I due viaggiatori sono, come avrete visto dalle locandine, Ottone Brentari e Cesare Battisti. Di loro e della loro opera ne parleranno tra poco Ezio Chini, Udarrico Fantelli e Fabiana Cappello. Con loro oggi affronteremo la quarta tappa del nostro viaggio destinazione Val di Sole. Nelle settimane scorse abbiamo conosciuto grandi figure che hanno visitato o attraversato la Val di Sole. Nel primo incontro abbiamo parlato del pianista Arturo Benedetti Michelangeli, nel secondo del deputato Giacomo Matteotti e la settimana scorsa, a Vermiglio, dell'alpinista Douglas William Freshfield. Prima di dare la parola a loro, io mi limito a dire che le guide turistiche, perché di questo oggi parliamo, sebbene oggi siano un particolare genere, o perlomeno un particolare settore letterario che ha per tema il viaggio, hanno alle spalle un genere nobilissimo di letteratura, appunto il racconto di viaggio. A questo genere letterario si rifanno grandi opere dedicate al viaggio e alla sua descrizione. Partiamo da lontano, dalle origini, e pensiamo al primo poema assiro-babilonese, l'Epopea di Gilgamesh, opera datata 2500 avanti Cristo, che sapete che narra le gesta di un re assiro che va alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza, tra le altre cose. Oppure all'Odissea di Omero, 8 secolo avanti Cristo. E poi, correndo nei secoli e citando solo alcuni esempi, pensiamo ai viaggi di Marco Polo, di Cristoforo Colombo, di Bruce Chatwin, di Luis Sepúlveda, di Tiziano Terzani, di Fernando Pessoa e di Jack Kerouac e di tanti altri grandi autori che hanno contribuito a raccontarci il mondo attraverso le loro parole, attraverso i loro sguardi. Una giovanissima partecipante, grandissima. No. Certo, sebbene si tratti di due generi letterari diversi e ben distinti fra loro, è ormai assodato che la letteratura di viaggio abbia contribuito alla nascita della comunicazione turistica moderna. Nascita che si realizzò nell'Ottocento con la comparsa delle prime guide turistiche propriamente dette. La guida dei viaggi in Europa di Reichard, 1817, e il Red Book di John Murray, 1836, furono però i famosi manuali rossi di Karl Baedeker, 1827, i primi esemplari strutturati in chiave moderna come compendi di viaggio e ad essere utilizzati da un pubblico più ampio. Infatti essi contenevano descrizioni dettagliate di località turistiche, monumenti e siti di interesse culturale, con informazioni pratiche per la visita, informazioni dettagliate legate all'arte, all'architettura, alla natura, alle tradizioni, al cibo, ai mezzi di trasporto e, perché no, alla possibilità di alloggio. Ovviamente, a metà Ottocento, va ricordata anche la nascita di tutta quella letteratura di viaggio, anche informale, tra i viaggiatori del Grand Tour, che è legata alla montagna e all'alpinismo, come ci hanno ricordato Fabio Torchio e Riccardo De Carli sul precedente incontro su Freshfield. Arrivando al Novecento, cito fra tutte le guide touring del Touring Club italiano della prima metà del Novecento, oppure le diffuse guide Mondadori per arrivare alle diffusissime Lonely Planet, nate nei primi anni 70 in Australia, da una coppia di viaggiatori australiani, che molti di noi ben conoscono per averle consultate prima di ogni viaggio all'estero. Lonely Planet è un rito ormai
consolidato. Oggi il panorama dell'editoria turistica è vastissimo, ampliato dall'avvento del digitale e dall'estrema mutevolezza del fenomeno turistico, così come è andato a definirsi negli ultimi decenni, sia qualitativo che in forma quantitativa. Ma ora sto andando troppo avanti e pertanto qui mi fermo. Torniamo quindi al tema della serata e conosciamo la Val di Sole attraverso le due luminose esperienze, appunto, di Ottone Brentari e Cesare Battisti. Lascio quindi la parola, ringraziandoli, al dottor Ezio Chini, storico dell'arte, per anni dipendente della provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'assessorato alla cultura, al professor Enrico Fantelli, già presidente del centro studi, insegnante, dirigente scolastico, amministratore e profondo conoscitore della storia e delle vicende solandre. E poi alla dottoressa Fabiana Cappello, amante tra l'altro di recitazione e di canto, che pratica in valle rispettivamente nella compagnia teatrale Strade Aperte e nel coro del Noce. Lei ci leggerà alcuni brani delle opere che verranno presentate tra poco. Quindi, buon ascolto e ci risentiamo alla fine delle relazioni. Grazie. Prego. Buonasera. È la prima volta che metto piede a Volentina, pur no, non perché sia in fondo al mondo, ma insomma non è proprio sulle strade comunemente percorse da me in Val di Sole, anche se devo dire la valle la conosco abbastanza bene. Sono molto contento di essere arrivato perché vedo che c'è un panorama bellissimo e quindi mi sono già informato se ci sono delle passeggiate da fare qua nei dintorni. E appunto, siccome stasera parliamo della guida di Brentari e dell'altra guida pochi anni dopo di Battisti, mi sono naturalmente premurato di andare a vedere sul Brentari, questa è la guida del Trentino di Brentari, anno 1902, che cosa dice di Bolentina. E siccome c'è Fabiana qua, approfitterei della sua voce per leggere da qua fino a chiesa, non è molto, insomma, ecco. Poi al termine di questa piccola lettura farò una domanda ai presenti. Sull'alta costa, a sera di Monclassico, sono i due paeselli e comuni di Bollentina, comprese le tre case dei Masi di Mezzo e Montes, fra i quali, sopra un pendio fiancheggiato da due valloncelli, sorge a metri 1218 la comune chiesa di San Valentino, curazia eretta nel 1605, con la pala del santo titolare del Delpero. Il dialetto di Bollentina è simile a quello della Valle di Rabbi, quello di Montes simile a quello dell'Alta Val di Sole, e la differenza si conserva marcata, sebbene gli abitanti dei due paeselli si raccolgano assieme da secoli nella medesima chiesa. Bello, no? Siccome io solandro non sono, non esossi e quindi inesperto di questa zona, vi chiedo, se qualcuno è in grado di darmi una risposta, se è vero quel che si dice del dialetto. Che? Del dialetto. A voi, assolutamente. A tutti i presenti. Allora, dice, il dialetto di Bolentina è simile a quello della Valle di Rabbi. Quello di Montes simile a quell'alta Val di Sole e la differenza si conserva marcata, sebbene gli abitanti dei due paeselli si raccolgano assieme da secoli nella medesima chiesa. È vero? C'è ancora questo dato? Sulla prima affermazione sì, sulla seconda un po' meno, nel senso che Bolentina effettivamente, ma anche Montes ha nel dialetto dei richiami al dialetto di Montes. Parecchie famiglie sono venute da Mezzana. Sì, per quella. C'è qualche parola che riprende lì. Sì. Comunque, i cognomi sono distrutti. Comunque, tanto è molto bello questo modo di raccontare un paese minuscolo a 1200 metri sulla costa della Val di Sole. E poi è indicativo del metodo di Brentari, cioè un autore di guide, lui ha descritto il Trentino in quattro volumi così. Il primo è uscito nel 1890-92, l'ho poi scritto, ve lo dirò. E l'ultimo appunto, con dentro la parte della Val di Sole, è del 1902, il quarto.
E caratteristico di Brentai, fra l'altro, è la cura nella descrizione di tutti i centri, non trascura neanche il paesino più piccolo, più sperduto. Poi mi piace vedere che di Bollentina anche c'è questa notazione curiosa sul dialetto, che mi sono chiesto ora, ma sarà una cosa tipica di 120 anni fa quasi, oppure c'è ancora traccia di questo, oppure la, come si dice, la globalizzazione o l'uniformità dei comportamenti e quindi anche delle espressioni verbali ha avuto la meglio sulle differenze? Non lo so, beh, comunque nel modo, non preoccupiamoci di questo, però quel che mi preme è appunto far vedere Brentari come opera. Passiamo a, io appunto l'ho scritta la mia cosa, ci sono qui delle copie, se qualcuno desidera possono anche prenderle, comunque poi le passerò a Marcello Liboni insieme alle immagini, che ne farà l'uso che meglio crede per l'archivio del Centro Studi Val di Sole. E allora cominciamo, vedete, con la prima immagine, che è la prima, ecco, quella lì proprio. Questo che cos'è? Questo qui è il catalogo di una mostra tenuta a Trento al Palazzo delle Albere nel lontano 1988. Una bella mostra che mostrava essenzialmente manifesti, immagini turistiche per attirare il turismo, immagini antiche, vecchie, fine 800, principio 900. E il titolo che fu dato a questa mostra è appunto Italiani visitate il Trentino. Le prossime immagini ci fanno capire il perché di questa, ecco la prossima proprio, vedete, visitate il Trentino, pubblicità eccetera, e è stato scelto un manifesto con una scritta che è piuttosto importante, no? Si fa riferimento all'acqua e ai monti, cioè a quello che è, soprattutto allora, era percepito come offerta turistica importante, i monti ovviamente, ma anche l'acqua, cioè l'acqua termale, di conseguenza Pelio, Rabbi, temi questi qua delle acque curative, ai quali sia Brentari che Battisti, come poi sentiremo, dedicarono notevole importanza, perché venivano considerate delle ragioni buone per attirare gli italiani a visitare il Trentino. Prossima immagine è ancora più interessante. Si può zoomare, ingrandire un pochettino? Proviamo. Sì, tanto per farla leggere. E qui vedete proprio il termine, italiani visitate il Trentino. Ecco, allora leggiamo la scritta facendolo correre, no? Italiani del Trentino, poi la società alpinisti Trentini, la SAT, mette a vostra disposizione i suoi rifugi, si ferma i suoi rifugi, ecco, quindi il richiamo vi raccomanda e vi consiglia i seguenti alberghi e luoghi di cura. Andiamo nel mezzo del manifesto, cosa vediamo nel mezzo del manifesto? Vediamo, ecco, non troppo, vediamo quella figura azzurra molto stilizzata che è una grande aquila con le ali spalancate, che porta sul dorso una, andiamo un po' su ancora, una giovane donna, capelli neri, che accompagna, diciamo, una ragazzina, dov'è che l'accompagna? L'accompagna verso un rifugio, verso la montagna, e l'aquila con le possenti ali porta queste figure femminili, che sono immagini del turismo, alla scoperta dell'alta montagna. L'autore di questo qui è un grande artista, un grande disegnatore, pittore e anche autore di manifesti, cioè è Luigi Bonazza. È artista trentino che si è formato nel clima dello Jugendstil e quindi era particolarmente addestrato, diciamo, ad utilizzare la grafica a fini pubblicitari. Questo è veramente un esemplare superbo. Non si direbbe quasi quasi che abbia quasi 120 anni. No, aspetta, questa qui è del 1903. Ecco, qui sì, quasi 120 anni. E vi devo dire subito che quel titolo di questo manifesto, Italiani visitare il Trentino, è lo stesso di un opuscolo stampato a Trento in quegli anni, principio 900, in 200.000 copie, pensate un po'.
200.000 copie, che ebbe una vasta diffusione gratuita, soprattutto nel Regno d'Italia. Anche le guide di Ottone Brentari del 1902, Brentari, e di Cesare Battisti del 1909, questa è una stampa anastatica, di cui oggi ci occupiamo, avevano la medesima finalità, cioè attirare nel Trentino i turisti italiani, molti dei quali, a quanto pare, preferivano la Svizzera e le sue montagne. Per avere un'idea generale e approfondita delle guide del Trentino, delle numerose guide del Trentino pubblicate fra 800 e 900, va certamente consultato il bel libro di Davide Bagnaresi, che è stato pubblicato nel 2017 dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, che ha il titolo Per un galateo politico del viaggiatore, editoria turistica in Trentino fra XIX e XX secolo. E qui riporto una frase interessante di Bagnaresi, che ci permette di entrare in questo argomento meglio. Dice Bagnaresi: l'ultimo decennio dell'Ottocento si apre con la pubblicazione del primo volume dell'opera che decreterà il definitivo spartiacque tra impressioni di viaggio e guide con finalità pratica. Si tratta della guida del Trentino di Ottone Brentari. Brentari, tanto per dire qualcosa del personaggio, mi sarebbe molto da dire, era originario di Strigno, fu un socio illustre della SAT, si dedicò molto alla scrittura, al giornalismo, alla scrittura delle guide e appunto fra il 1890 e il 1902 pubblicò in 4 densi volumi tascabili solo testo, non c'è un'immagine qua dentro, quindi voleva proprio utilizzare tutto lo spazio tipografico per le descrizioni. Quindi pubblica fra il 1890 e il 1902 la Guida del Trentino, che, dichiara Ben Brentari, fu concepita dall'autore come un'opera patriottica, importante questo. In tal senso vale la pena rileggere quanto egli scrisse, commosso, nella prefazione all'ultimo volume del 1902, e sentiamo le parole di Brentari. E ora addio, libro, diletto, prediletto tra i miei figli intellettuali. Possa tu riuscire utile a fare sempre più conoscere, amare, apprezzare il mio Trentino, così ricco di glorie e di sventure. Possa tu testimoniare dell'amore che un suo umile cittadino per esso nutre. E dal mio Trentino, al mio paese natio, volgo un pensiero d'affetto riverente. Io sono della generazione che volge al tramonto, ma sia pure dopo quel tramonto sorgerà un'aurora che è la speranza, l'ansia di tutti noi, e a quell'aurora mando un saluto augurale. Ecco, l'aurora noi lo capiamo fra le righe, che cos'è? Brentari è un patriota, cioè uno di quelli che desiderava ardentemente l'unificazione del territorio trentino al Regno d'Italia, però eravamo nel 1902, quindi ci volevano ancora parecchi anni, però ormai sembrava che questo sogno piano piano potesse realizzarsi. Questo quarto volume, sul quale oggi ci soffermiamo, descrive un'ampia porzione del Trentino occidentale, il campo rotaliano, la Valle di Non, la Val di Sole, con le piccole valli contigue e i monti del Trentino occidentale. Su un totale di quasi 300 pagine, Brentari dedica alla Val di Sole e alle valli minori 46 pagine, mentre alle montagne, ossia ai tre grandi gruppi alpini, Ortler Cevedale, Adamello Presanella e gruppo di Brenta, dedica ben 60 pagine. Questi dati ci aiutano a comprendere meglio il taglio della guida, che, spedita gratuitamente ai soci della SAT e alle sezioni locali del CAI, è indirizzata, come chiarisce lo stesso autore, a tre generi di pubblico. In primo luogo appunto agli alpinisti, turismo di alta montagna, poi alla borghesia locale che vuole conoscere meglio la propria regione e in modo particolare agli abitanti del Regno d'Italia, quelli che venivano chiamati, se non sbaglio, i regnicoli, termine strano dal punto di vista trentino, no?
agli abitanti del Regno d'Italia desiderosi di visitare un territorio italiano ancora sconosciuto in quanto sotto dominio straniero. Bagnaresi scrive: sarà questa duttilità ad agevolare l'immediato successo dell'opera. E questo veramente è il capolavoro di Ottone Brentari. Va detto inoltre che la guida del Brentari fu un modello per quelle di Aldo Gorfer, Le Valli del Trentino, pubblicate dal grande giornalista e scrittore nel 1959 in prima edizione e poi la seconda fra il 1975 e il 1977. Gorfer dichiarò in modo esplicito nella prima edizione di aver preso Brentari come modello e scrive: Ottone Brentari è stato il mio maestro. Non ho la presunzione di aver ricalcato le sue orme, che un ottimo lavoro come il suo è senza pari. Mi sono limitato a seguire le sue tracce, cercando di dare ai trentini e a quanti amano il Trentino una sintesi più completa possibile di questo meraviglioso lembo delle Alpi. Naturalmente in questa occasione non c'è lo spazio per parlare della descrizione del territorio e quindi anche della Val di Sole che ci è stata lasciata da Gorfer. Per essa faccio un rimando nella bibliografia a un mio lavoro pubblicato nel 17, proprio su Gorfer, le sue guide e il suo metodo. Sta di fatto che per quasi 60 anni, dal 1902 al 1959, la guida del Brentari fu l'unico strumento per una conoscenza complessiva e dettagliata del Trentino. Se si eccettuano le guide d'Italia del Touring Club Italiano, che però hanno un carattere diverso e non trattano mai il Trentino da solo, ma sempre insieme all'Alto Adige, nelle loro edizioni stampate fra il 1920 e il 1958. Ad esse, a queste guide, seguì un'edizione aggiornata nel 1976 e una, l'ultima, anch'essa ovviamente parecchio aggiornata, nel 2007. Bene, passiamo ora al lavoro di Battisti. Molto noto per la sua attività politica come socialista e irredentista, attività vita che si concluse tragicamente nel mese di luglio del 1916, Battisti è invece assai meno conosciuto per i suoi meriti davvero notevoli nell'ambito degli studi di geografia. Grande geografo Battisti, grande studioso. A questa parte della sua attività appartengono in certa misura anche le guide dedicate al territorio trentino, o meglio, non a tutto il territorio trentino, perché Battisti sicuramente, lo possiamo intuire, avrebbe voluto dedicare un'opera complessiva, ma non le fu mai possibile. Però riuscì a descrivere da par suo parecchie zone, località e valli. E insomma così ci ha lasciato una serie di 8 guide di divulgazione geografico-turistica, così è stata definita da Mario, pubblicate fra il 1904 e il 1912, quindi subito dopo potremmo dire rispetto a quella del Brentari. Quella denominata da Trento a Malé, adesso possiamo vedere un'immagine, quella denominata da Trento a Malé, edita a Trento, sì, possiamo lasciarla qua intanto, edita a Trento nel 1909, descrive il percorso della ferrovia Trento Malé, che era stata inaugurata proprio in quell'anno. Quindi coglie la palla al balzo, diciamo, soffermandosi sui centri abitati attraversati e aggiungendo diramazioni verso le località, soprattutto di interesse turistico, circostanti e comunque non troppo lontane. Per esempio, dopo la visita di Mezzo Lombardo, il Battisti propone al viaggiatore un'escursione a Fai, Paganella, Andale e Molveno. Oppure, giunto ad Ermolo, il turista viene invitato a scoprire l'Alta Anaumia. Eccola qua l'Alta Anaumia in un manifesto del tempo. Utilizzando la ferrovia, che guarda caso, io non lo sapevo, era stata ultimata proprio nel 1909, quindi in perfetto parallelismo con l'ultimazione della Trento-Malé viene anche conclusa la Dermolo-Mendola.
di questa ferrovia il Battisti dice: nulla lascia a desiderare la Mendola quanto a ricchezza di alberghi ed a comodità per forestieri. Vi è posta, telegrafo e medico. Alla Val di Sole viene dedicata l'ultima parte della guida, che descrive il territorio fino al passo del Tonale, allora confine con il Regno d'Italia, seppur in modo piuttosto sintetico. A questo punto ho cercato, andiamo alla prossima immagine, ci fa vedere un manifesto in cui si fa riferimento, e il prossimo, ecco, vedete, forse ingrandendolo un pochettino, si vede proprio il richiamo alla pubblicità della Trento Malé, vedete ancora una volta, questo è di un autore tedesco, si parla, vedete, è bilingue, si parla di ferrovia elettrica, e l'immagine del manifesto principale è data da Castel Cles. Se alziamo un pochino possiamo vederlo. Ecco, vedete? Castel Cles. Sì, sullo sfondo più o meno si vede Revopre, diciamo, no? Bene, andiamo avanti. Io ho cercato di contenere la lunghezza di questa relazione, perché poi c'è il professor Fantelli che ci racconterà altre cose. Per cui ho cercato di mettere a confronto Battisti e Brentari, scegliendo due luoghi importanti che sono presentati con particolare cura nelle due guide: il castello di Caldes e la chiesa dell'Assunta Malé. Vediamo un po' come descrivono i due monumenti d'arte, nelle affinità e nelle differenze. La guida del Brentari, oltre alla descrizione dell'ambiente naturale, cura bene gli aspetti storici. Inoltre dedica una discreta attenzione anche a quelli artistici. Va tenuto sempre presente che sia qui, già l'ho detto prima, la prima vera e propria guida moderna del Trentino, accurata e sistematica. Questo è veramente il grande merito del Brentari. In linea di massima, confrontando i testi, si può osservare quanto segue. La guida di Brentari è pensata per un pubblico di viaggiatori e turisti colto, curioso, attento alla storia dei luoghi e anche alle possibilità di esplorazione turistica ed escursionistica del territorio. Mette insieme conoscenza del territorio con conoscenza della storia, della cultura e dell'arte del territorio. Il lavoro di Battisti è tutto centrato sul percorso minuziosamente descritto della ferrovia Trento-Valè, allora appena inaugurata, considerata, anche se non lo si dice in modo esplicito, però di fatto era così, considerata nella sua valenza di potenziale facilitatrice dello sviluppo turistico delle valli del Noce, di entrambe le valli del Noce. La finalità di promozione turistica è evidente. Nell'allegato, è evidente nell'allegato con la grande mappa di tutto il percorso, che è qui in fondo, che è piuttosto grande, se lo si volesse, tanto per dare un'idea di come facevano ben le cose, no? Allora, dicevo, il lavoro di Battisti è centrato sul percorso della ferrovia. La finalità di promozione turistica è evidente. Vari punti, per esempio, nell'allegato con la grande mappa di tutto il percorso. Nell'abbondanza di informazioni pratiche, questa è la modernità di Battisti, che supera anche lo stesso Brentari. E poi nell'insistenza sui pregi delle acque curative. Peio, pagine 136-138, Rabbi, pagine 142-145. Inoltre Battisti usa un'aggettivazione particolare, molto curata, molto efficace, adotta un tono quasi enfatico nel descrivere il territorio. A tale proposito merita rileggere, a pagina 129, l'inizio del testo del capitolo Da Malé al Tonale. Anche se Malé non valesse nulla in sé per sé, resterebbe sempre un soggiorno paradisiaco per la bellezza della valle che s'apre da Malé verso il Tonale. Qui le espressioni, le testimonianze di un passato artistico si intensificano. La natura ha colori più vivi,
l'Alpe Severa, si presenta in un contatto che vorremmo dir più tangibile. La severità dei castelli si impone al viandante e il contadino aggiunge alla caratteristica della cortese ospitalità e della sveglia intelligenza quella dura, se si vuole, ma espressiva della tempra montana. Per quanto riguarda Rabbi, ecco l'avvio delle tre pagine dedicate appunto alla valle di Rabbi. La stazione balneare di Rabbi giace in magnifica posizione, fra superbi boschi. Da moltissimi anni il suo clima eccellente e la fama delle sue acque minerali ferruginose vi richiamano durante l'estate una folla di villeggianti in gran parte italiani, desiderosi di riposo e bisognosi di salute. La sua altezza sul livello del mare, la purezza delle sue aree e infine la sua lontananza da ogni centro abitato raccomandano Rabbi a tutti coloro che, stanchi della vita febbrile della città, desiderano passare alcune settimane fra i monti, godendo di tutti gli agi della vita moderna. Insomma, veramente efficace, no? Questo invito alla Val di Rabbi, e poi a noi forse farà un po' sorridere, ma mica tanto, questo stanchi della vita febbrile della città. Erano stanchi allora, noi dovremmo essere morti da tempo. Scherziamo un po'. Allora prendo in esame, mettendoli a confronto, due luoghi importanti artistici: il castello di Caldese e la chiesa dell'Assunta Malé. Allora vediamo un po' come Brentari descrive il castello di Caldese. Brentari, ricordiamo sempre, viene prima di Battisti. Brentari 1902, Battisti del 9. Quindi allora io ho pensato fra me e me, insomma, Battisti si è trovato un po' un predecessore un pochettino ingombrante in un certo senso, no? Per la qualità, per la ricchezza di notizie. Allora vediamo un pochettino se almeno, non so, in qua e là Battisti riesce ad aggiungere qualche cosa che da Brentag non era stato sottolineato, e mi sembra di averlo trovato nel caso della descrizione di Caldese. Poi ci sono parecchie cose nuove. Noi adesso andiamo avanti fino a che arriva l'immagine di... Ecco qui è la prima, qua. Sì, no, era quella, l'altra. Bene, così sì. Vi dico subito questa immagine da dove viene. L'ho fotografata da quel bel libro, vecchio ma sempre bello, affascinante, di Aldo Gorferi, Castelli del Trentino, pubblicato nel 1958. Praticamente nella storia pubblicistica trentina è il primo libro importante, veramente importante, che viene dedicato al tema dei castelli. Poi Gorfer ha frequentato questo argomento, che evidentemente lo affascinava moltissimo in tutta la sua vita, senza riuscire peraltro a concludere la collana dei grossi volumi dei castelli del Trentino. Per esempio la Val di Non non c'è, ma probabilmente Val di Non se l'è lasciata un po' dopo, perché evidentemente deve averlo spaventato la Val di Non con simile ricchezza di castelli, collegamenti storici, vari interessi artistici, eccetera. Beh, comunque noi adesso sentiamo Brentari cosa dice del castello Caldese, che qui vedete appunto nel 1958 in condizioni, insomma, diciamo deplorevoli, o comunque in condizioni di abbandono, no? Ecco. È vasto, alto, a quattro piani, con porta assai bella, la quale era sormontata da uno stemma, ora trento, inferriata alle finestre, e nel mezzo un'altra torre rotonda, per la quale si monta per scala a chiocciola. Staccata dal castello è la vecchia chiesetta con affreschi. Qui tratta delle vicende storiche. Qui ho saltato le vicende storiche. Così gli immensi beni del castello del Caldese passarono ai Thun, che da alcuni anni vendettero questo castello ai contadini che lo abitavano. E ora sentiamo Battisti, che allarga un pochettino lo sguardo, descrivendo la grazia del paese di Caldese. Caldese è un paesino in cui sono profusi in copia gli elementi artistici. Il castello è vasto, ha quattro piani. Vi si entrava fino a pochi anni addietro per un portale, che ora è stato levato. Lo vediamo nell'immagine. Entrati in un cortiletto, si addestra una chiesetta. Era la cappella del castello, ridotta ora ad abitazione privata, malgrado sia tutta dipinta con affreschi, che furono dimezzati con la costruzione di un piano. Salendo nel locale del primo piano, che si adopera per legnaia, il vandalismo commesso appare nella sua forma più brutta. Tutti gli affreschi e le iscrizioni sono monchi. Anche il castello è tenuto in uno stato deplorevole.
e abitato da contadini. Ha nel bel mezzo una torre rotonda per la quale si monta mediante un'ampia scala a chiocciola. In parecchie stanze, abbandonate, si vedono avanzi di caminetti. Qua e là c'è qualche bel soffitto a cassettoni, qualche parete ricoperta in legno lavorato. Vi sono dei profondi avvolti che devono aver servito per prigione. Da memorie storiche della famiglia Caldés, appare che il castello fu costrutto durante il 1200. E adesso ci vediamo qualche immagine. Ecco, questa è l'immagine del castello nella guida di Battisti, e appunto in gradendo si vede, ma in un'altra immagine lo vedo meglio, questo portale che, mi diceva il Salvatore Ferrari, se ricordo bene, è finito non so in che maniera da piano. Ecco, vabbè, qui abbiamo una veduta attuale del castello che ho cercato di farvi i confronti. Qui vedete il corpo centrale e a sinistra molto chiaramente la chiesetta, cappella del castello, che è un edificio di notevole interesse. Ecco, qui lo si vede meglio. Vedete? Il grande portale ad arco. Poi, mi pare, Battisti parla di uno stemma. Dov'è qua? Di uno stemma che è finito a Trento, dice. Ah sì, no, è Brentari, scusate. Porta assai bella, la quale era sormontata da uno stemma, ora a Trento. Non so se sia stato identificato. Bene, qui comunque abbiamo un'altra veduta. Ringrazio Salvatore che mi ha procurato anche immagini che è molto interessante, perché qui vedete benissimo il castello era ancora nelle condizioni di qualche decennio fa, con quei due edifici a sinistra verso la strada addossati, chiaramente molto successivi, che poi sono stati eliminati per dare una buona visione all'edificio. Andiamo avanti. Ecco, questa è la situazione attuale del castello. Io quando, devo dirvi la verità, quando ho visto quel muro, un brivido di disgusto mi ha percorso la schiena. Non so se ho torto o ragione, però veramente è un muro moderno, fatto non so da chi e per quale ragione, ma che per conto mio si poteva anche evitare. E allora, siccome conosco abbastanza bene il territorio trentino, mi è venuto in mente un altro esempio simile, a mio avviso. E vediamo nella prossima immagine la chiesa di Brancolino. Chiesa di Brancolino è una chiesa bellissima, poi faccio vedere un interno, chiesa barocca, del secondo 600, sotto il patronato di Dodrone. E qui, vedete, all'esterno è stata realizzata quella specie di muretto con i merletti e un portale che non esisteva prima, prossime immagini ve lo faccio vedere, e che ha, lo vedete, e che da certe prospettive ha il difetto, diciamo, di sovrapporsi visivamente all'architettura barocca della chiesa. Questo è il portale che non esiste, forse sarà esistito in passato, io non l'ho visto, però cioè, quindi sono memorie molto vecchie. Prossime immagini le fanno vedere meglio. Ecco, qui si vede il portale ricostruito, con tutta la freddezza della lavorazione della pietra, no? Prossima immagine. Ecco, lo vedete? Ecco, a me non sembra una cosa ben fatta né ben pensata. Andiamo avanti. Ecco ancora la chiesa, vi faccio vedere l'interno. Questo è l'interno della chiesa. Tutta quanta affrescata, è veramente un gioiello. Torniamo ancora al castello, prossime immagini. Qui, se ricordate, si parlava della scala chiocciola, mi pare tutte e due parlano della scala chiocciola. Questa è la scala chiocciola spettacolare del 500, penso che poche esistano da noi per comodità di percorso anche, no? Evidentemente doveva servire anche non solamente per camminare, ma anche per portare merci, materiali con un certo agio verso l'alto, verso le zone abitate, verso le soffitte. Bene, proseguiamo. E qui arriviamo al punto della chiesetta, scritta da Battisti come
ridotta ad abitazione privata, malgrado sia tutta dipinta con affreschi, che furono dimezzati con la costruzione di un piano. Ecco, questa è la foto storica, la cappella diventata abitazione, di cui adesso vediamo un po' l'interno. Vedete? Quando dicevano le guide dimezzata, vuol dire che a mezza altezza era stato gettato un solaio, probabilmente sotto c'era la cucina, sopra la zona abitativa, ecco, e comunque voi vedete le volte completamente bianche. In realtà le volte non erano completamente bianche, ma erano completamente affrescate da un pittore del 600, circa 1630, cioè Elia Maurizio. Andiamo un po' a vedere dopo. Ecco, qui vedete che tolto il soppalco, diciamo, cosa è venuto fuori. Cioè, le pareti e le volte, le pareti con scene della vita di Maria, le volte con fiorami piuttosto graziosi. Questo è stato un bel recupero che appunto ha consentito di attribuire questi affreschi al pittore trentino Elia Maurizio, che li eseguì probabilmente nel 1630, quando il castello era dei Thun, quindi committenti molto, molto importanti. Prossima immagine, vediamo se... Ecco, allora adesso ci spostiamo a Malé. A Malé perché ho cercato di... L'accento è sbagliato. Come? L'accento è sbagliato. Sì, sì, ma no, quello... Lo fanno anche oggi, sui libri, sui giornali. E l'accento è sbagliato perché, anche perché questa qui la riconoscete, no? È la mappa del Trentino fatta fare dal governo austriaco fra il 1856 e 61, quindi insomma diciamo poco prima del 1750. Fu un'impresa eccezionale, meravigliosa. In pochi anni tutto il Trentino, centri storici, campagne, montagne, fu mappato dai cartografi che lavoravano per il governo austriaco, e quindi abbiamo una fotografia strepitosa, straordinaria, di come era la struttura urbana, come erano le coltivazioni, come era la viabilità di tutto il territorio trentino. Ecco qua Malé com'era, no? Concentrata sulla via di attraversamento, strette di attraversamento. Vediamo le località, i tipi di coltivazione, e nella parte a destra, un po' in alto, vedete Maria Assunta, cioè la chiesa di Santa Maria Assunta. E allora possiamo venire a vedere come Brentari descrive la chiesa dell'Assunta di Malé. Assai notevole è la chiesa di Maria Vergine Assunta. Di un plebanus di Malé si ha notizia nel 1183. La chiesa attuale risale al 1497. Il portale, assai bello e simile a quello di Pellizzano, è del 1531, preceduto da atrio. È in quello stile misto di gotico rinascimento che fiorì nell'epoca clesiana, e sopra esso sono lo stemma vescovile e due delfini. Fu restaurata nel 1845 e restaurata e completata dal 1890 al 1893 sotto la direzione dell'architetto Enrico Nordio di Trieste. L'interno è a tre navate, delle quali la mediana è larga il doppio e alta poco più delle altre due, e sostenute da tre colonne per lato, su basi ottagonali. La cappella a sinistra, antica, stile Rinascimento, ha finestre lunghe e strette. Quella a destra fu costruita dal Nordio, che ridusse le due porte laterali simile alla principale. Nella cappella a destra è l'altare dell'Addolorata. Lì presso, in fondo alla navata destra, altare di legno dorato, l'Annunciazione. Davanti a esso, sul pavimento, il Tumulus Comitum de Thun, della famiglia che era signora di Caldes. E sulla parte la nera lapide, e sulla parete la nera lapide mortuaria di Giovanni Arbogasto, morto nel 1633, ultimo della vecchia linea dei Thun di Caldes, il quale nel 1611 fece restaurare il suo monumento per sé e consorte Giuditta, contessa d'Arco.
Di là della bella balaustrata di marmo rosso è l'altare maggiore, con l'assunta. Di legno dorato è anche l'altare, in fondo alla galleria a sinistra, Nascita di Maria. E sul pavimento, presso esso, è la lapide di Giovanni Lorenzo Bevilacqua, musico, morto trentenne, il 15 ottobre 1621. Nella cappellina a sinistra è una statuina della Madonna. Notevole il pulpito, con alto rilievi e statue in legno del secolo XVII. Ai lati, all'esterno della nuova porta laterale, sono lapidi in memoria dell'arciprete Don Tommaso Bottea e del podestà Dottor Saverio Bevilacqua, sotto i quali nel 1893 si restaurò la chiesa. Il campanile, antico, ha il tetto piramidale in muratura ed ha finestre appaiate a ciascuno dei due piani delle campane. Quindi una descrizione piuttosto lunga. Adesso vediamo le immagini per capire che cosa Brentale scriveva, però preziosa, perché quello che oggi per noi può essere scontato, perché sono uscite altre guide, libri, descrizioni, qui era la prima volta che questo edificio veniva preso in considerazione da un uomo di cultura, per quanto non proprio uno storico dell'arte specialista, ma comunque un uomo di notevole cultura, che aveva colto gli aspetti eminenti. Tanto per dirne una, bisogna aspettare più di 30 anni per le valli del libro della Val di Sole di Simone Weber, Val di Sole e Val di Non, per avere descrizioni di questa efficacia, di questa particolarità. Quindi allora mettiamoci nel punto di vista del viaggiatore che consulta la guida prima di intraprendere il viaggio da Verona, da Brescia o per andare a Val di Sole, e sa già che troverà questo tipo di edificio che ha avuto queste vicende, quella del restauro del Nordio, di cui adesso vi faccio vedere qualche cosa, e poi gli altri monumenti importanti. Quindi allora la chiesa diventa veramente un polo di attrazione notevole per il visitatore colto. E allora adesso vediamo qualche... poi naturalmente arriverò alla descrizione di Battisti, che in questo caso è un po' più... Forse un po' più sintetica, ma non tanto. Beh, questa è la guida di Battisti. La guida di Battisti, a differenza di Brentari, è illustrata, ha tante illustrazioni. Diciamo che la qualità di queste illustrazioni non è eccessa dal punto di vista del contrasto, della definizione dell'immagine, però ce ne sono tante, e questo rappresenta anche questo appunto un pregio a livello della divulgazione e della promozione della guida di Battisti. Eccola, quindi la facciata, vedete? Prossima immagine. Ecco, qui allora avete la facciata con il protiro, come lo chiama Brentale qua. Insomma, l'atrio. Dice addirittura una svelta tettoia protegge il portale d'ingresso in stile romano. Ecco, adesso questa è un'immagine abbastanza recente. Vedete? Prossima immagine. Ecco, questo è interessante perché è un disegno fatto dall'architetto Nordio, che era stato incaricato di modificare la chiesa e soprattutto la facciata, completandola in stile romanico, no? E appunto Nordio, prima di far progetti, prima di pensare a lavori, che cosa fa? Disegna l'esistente, come si fa sempre, fa un rilievo di com'era la situazione. E vedete benissimo che l'unica parte diciamo decorata era la fascia centrale con la finestra tonda, il portale eccetera, e per il resto la facciata era rimasta, come dire, incompiuta. Anche il portale e i lati sono di forme diverse, cioè non erano contenti a Maria di avere una chiesa metà e metà, ma siccome il gusto del tempo portava culturalmente a ricercare la completezza stilistica degli edifici, cioè una coerenza, anche a costo di ricostruire, di inventare delle cose, ma dare l'idea della compiutezza, fu dato incarico dall'arciprete Bottea e dal comune all'architetto Nordio di completare il lavoro. Quindi facciamo un passo indietro adesso, l'immagine di prima, e io sto concludendo. Quindi vedete com'è la chiesa completata. E allora vediamo subito cosa dice Battisti. Ma lei non vanta, ah, ecco, scusa.
Stavo bando il vestito. Ma lei non vanta molte cose d'arte. C'è, nella linea delle costruzioni, molta armonia, correttezza e decoro. Ci sono qua e là, specie nei portali e nelle bifore, certi motivi caratteristici, tutti propri della zona Solandro Giudicarese. Ma non si può parlare di cose notevoli, eccezione fatta per la chiesa. Questa risale al buon 500 e fu riattata recentemente dall'architetto Enrico Nordio, senza offendere le linee originali. Senza offendere le linee originali, cioè ricercando quello che diceva, cioè questa armonia stilistica, no? Quindi un giudizio importante questo. Una svelta tettoia protegge il portale d'ingresso di stile romanico, con le lesene scolpite a fiorame e colonnine a spirale assai eleganti. Una nicchiettina contiene un affresco di Madonna col bimbo. Ai lati del portale due iscrizioni ricordano l'arciprete Tommaso Bottea e il podestà Dottor Bevilacqua, sotto i quali si restaurò l'edificio. L'interno del tempio è a tre navate. Bella è la balaustrata di marmo rosso. Notevole il pulpito, con alto rilievi e statue in legno del secolo XVII. Nulla di particolare offrono gli altari in legno dorato. Presso a quello che è in fondo alla navata destra, vi è sul pavimento il tumulus comitum de tum. Sulla parete, una nera lapide ricorda Giovanni Arbogasto, pure della famiglia dei Conti Tum di Caldes. Davanti all'altare, in fondo alla navata sinistra, vi è una lapide che ricorda Giovanni Lorenzo Bevilacqua, il quale si era consacrato musicis speculationibus mirifice. Questo musico maletano morì trentenne il 15 ottobre 1631. Ecco, allora vedete che adesso vado a concludere perché altrimenti sono troppo lungo. Vedete che Battisti ricalca buona parte dei Brentari facendo delle aggiunte. E io non avevo scritto qualche cos'altro, ma se vi interessa potrete leggere per conto vostro, ma in sostanza mi fermerei qui. Così, con un senso di ammirazione, diciamo, per questi descrittori del territorio che dedicarono il loro amore e la loro attenzione, oltre che al territorio inteso in senso geografico-turistico, anche ai beni culturali e storici che si trovarono a vedere e ad ammirare. Ecco, grazie. Data è? Ah, questa qui l'ho presa dal volume di Primerano Bronzini, non so, quando non ricordo quando è stato pubblicato, ma direi intorno all'83 mi pare, quindi intorno all'80, presso poco. L'ho già, perché non mi ricordo che colore della chiesa, non so cosa dire. Ed ora sentiamo la relazione e l'intervento del professor Fantelli. Magari accendiamo la luce che però ho fatto via una traccia per cercare di non essere ripetitivo e comincio, se permettete, con un ricordo personale. Io penso che circa 60 anni fa venivo da ste parti da bambino, da ragazzo, non ero neanche un bambino, era già un ragazzo, quando mio papà era sindaco e si andava su nella piazzetta che c'era un bar. Ecco, e lì vedevo che Giovanni, il sindaco, faceva apertura e udienze per tutti quelli che venivano. Io ricordo con piacere che peraltro qualche cosa di buono, perché si veniva su a piedi chiaramente, c'era sempre anche per, non solo per gli adulti, ma c'era anche per quelli più piccolini, quindi ero titolato ad approfittarne. Sono tornato qualche volta a Volentina
però in effetti per portarci su così tanti questa sera ci voleva proprio una guida specifica. Io ho fatto questo ragionamento questa sera proprio per evitare anche le ripetizioni, la prendo un po' alla lontana, sottolineando come si è cambiato il modo, l'approccio verso il modo di scrivere le guide, cioè per invitare la gente a venire in Val di Sole, partendo molto da lontano, con motivazioni e con strumenti diversi rispetto a quello che si può vedere in queste due particolari guide, che sono quelle che rappresentano l'oggetto della nostra attenzione. Chiaramente il desiderio di conoscere il proprio ambiente, di abitare in qualche modo il territorio, per sfruttarlo, per inserirsi dentro il meglio, per evitare i suoi pericoli, è documentato, si dice, ab immemorabili. Si è sempre voluto descrivere le caratteristiche peculiari salienti di un posto, quasi per condurre se stessi e gli altri, quasi per condurli per mano, soprattutto i meno fortunati, o i più poltroni, quelli che non si muovono, o anche quelli limitati fisicamente, a portarli sulla stessa strada, aiutandoli quindi a cogliere il bello e a evitare il brutto e il pericoloso. Questo perché l'uomo da sempre è un viator, è uno che cammina, è un esploratore, è un camminatore, uno che vuole abitarlo il proprio ambiente, uno che vuole rendersi conto di dove è. Quindi questa letteratura, si diceva, di viaggio è vecchia. Ho provato a individuare alcuni momenti, ve li racconterò tutti, sono stati fin domani, faccio velocemente alcuni esempi anche lontani nel tempo, dove possiamo dire, ecco, l'attenzione di questi autori è soprattutto di tipo geografico, non vanno al di là di una registrazione di nomi di posti, di paesi, con qualche piccola caratteristica, ma molto molto limitata. Sembra a volte di vedere la tappa del Giro d'Italia, la descrizione delle tappe. Tutti sanno la descrizione del 1673 di Michelangelo Mariani, una delle prime che così dà un'immagine della Val di Sole, e peraltro non credo che lui l'abbia percorsa, perché lui dice: dal monte di Cles mi richiamerei al monte Tonal in capo a Val di Sole e mi faria voglia di salirvi, però si ferma la voglia, si vede che fa fatica andare in su, se non altro per di là vagheggiare un tratto di Gallia Cisalpina e notare il passo che fa per le valli Camonica e Tellina. Però, c'è un però, ma perché ha fama questo monte di servir a un gran numero di streghe e negromanti? Grazie al mio turismo siamo a problemi di streghe e negromanti per farmi loro diabolici tripudi e circoli. Non devo azzardarmi di porvi piede. Quando non avessi più che armata la mano d'esorcismi, anco di buon legno, per sgombrarne quei tanto iniqui e perfidi prestigiatori. Non male che poi aggiunge: sebbene io non credo di tal monte tante cose. Era veramente pesante. Anzi, c'era Bart Costruens, vengo di intendere da chi ha visto, da chi c'è stato, che ha fatto la fatica di salirvi, come nella sommità di Tonal, dove s'apre una vasta e bella prateria, sorge nel mezzo, piantatavi solennemente anni sono, la Santa Croce. Segno manifesto che sgombrate del tutto le parti avverse e a forza di quel nuovo trino disfatto ogni circolo di incantesimo, non più annida o sibila l'antico serpe. E quindi coraggio, turisti, venite pure tranquilli anche al passo del Tonale. In due righe dice tutto della Val di Sole. Al monte Tonal va unita la Val di Sole, come se nascesse da quella parte. Valle notabile per il sito che ha grande, nemmeno fertile di grano buona parte, ma senza vino,
con quantità di fieni e legnami, e quindi statevi contenti, umane, genti e via. Questo è quello che potete vedere se andate in Val di Sole. Guardate che questa non è tecnicamente la prima descrizione, ci sono anche altre affermazioni in Mariani, della Val di Sole, perché ad essere proprio completi c'è nel 1613, quindi siamo ancora dietro parecchio, un resoconto di viaggio, erano tipici, di Marx City con Wolkenstein, che in una sua opera, in un tedesco antico e un po' desueto, trasmette e conserva qualcosa di straordinario e di vetusto nell'elencazione dei nomi dei paesi, ma anche dei prodotti che sono tipici di questi paesi, e svela, oltre che alcuni nomi, anche alcuni aspetti della vita economica e religiosa. Prende nota di chi, dov'è la parrocchia. La parrocchia è sempre Malé, Pieve era quella. Ho trovato poi, parecchi anni dopo, ma siamo ancora nel Settecento, un elenco dei paesi solandri che serve quasi da tappe, o serve senza quasi, da tappe per l'esercito francese che doveva scendere dal Tunale in una delle tante guerre che ha visto il Tunale come zona di contrapposizione. E questo documento viene proprio dall'archivio di guerra di Parigi, al titolo Reconnaissance des Vals d'Isole, invece che di sole fa di apostrofo Isole e de non, da ponte di legno a mezzo lombardo. C'è solo la descrizione, tra l'altro perfetta, di tutti i paesi con la durata e il tempo necessario per passare dall'uno all'altro ed eventualmente l'indicazione di stare attenti se c'è da attraversare qualche fiume, quindi se c'è il ponte che vale o non vale. Questo è quello che rimane del 600-700, direte poco, ma ci eravamo. Dall'800, come si diceva, le guide diventano veramente più articolate, diventano più ricche di aspetti storici, oltre che geografici, ed economici, etnografici e anche artistici. E qui i nomi sarebbero molti. Ve ne nomino velocemente alcuni: Jacopo Antonio Maffei, siamo nel 1805. Quando nomino Maffei mi viene sempre da un po' da sorridere, perché una volta raccontavo queste cose e c'era presente qualcuno della società Funivia Fordarida, e Maffei, nel descrivere la selva, dice che era di frequente infestata da ladri. E qualcuno ha capito un po' male l'accenno, veramente non... È volontario. E beh, chiudiamo. Poi c'è Giuseppe, Giuseppe Pinamonti, che ha nel 1829 una bellissima descrizione della valle, più che della valle, del loro viaggio che facevano questa gente che camminava, che andava a vedere, parlava, sentiva. È un evaldo del 1845 che vede la bassa valle. Poi Perini è del 1852, è notissima. C'è una descrizione di panorami della Val di Sole di Christian Schneller in tedesco del 1899, e prima c'è un libro di Carlo Gambillo che è del 1880, vedo che è poco frequentato e poco citato, ma il suo libro Trentino, appunti e impressioni di viaggio, è veramente interessante. Lui lo stampa a Firenze nel giugno dell'80. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, molto interessante, anche molto divertente, proprio perché, e questa era l'informazione che dava la Sosart, nel testo 75 anni in difesa della natura, Gambillo ha il dono della narrazione, e lui descrive molto bene non solo alcune situazioni, alcuni paesi, anche alcune avventure che gli capitano in Val di Sole. Successivi a questi sono alcuni testi
che poi diventano sostanzialmente delle vere storie, o ricostruzioni storiche, fra cui quelle notissime di Arvedi, 1888, qui giochiamo in casa, Bottea, stessa cosa nel 1890, e Vigilio in Ama, che riguarda la Val di Non, ma c'è chiaramente anche la Val di Sole, del 1905. Direi che sono tre sassi, tre macigni, proprio all'inizio del fine 800, inizio 900, che fanno una fotografia complessiva della situazione non solo geografica, ma ripeto anche storica, sociale, dei nostri paesi. E poi arriviamo, penso che vadano citate anche le nostre guide del Novecento, e qui i nomi sono quelli di Bezzi, appunto di Gorfer, e io citerei anche Ferrari, perché una guida della Val di Sole l'ha fatta, è interessante. Ecco, è nella seconda metà dell'Ottocento che queste guide, secondo me, diventano più tecniche, più scientifiche, e quindi vanno a illustrare aspetti naturalistici specifici, come le rocce, le montagne, i ghiacciai, i passi montani, le vie di comunicazione, la flora, la fauna, le acque minerali, appunto. Ma anche aspetti turistici, ambientali, economici, sociali, culturali, quindi le chiese, i monumenti, gli alberghi, i principali eventi storici. E queste non mancano. Ne abbiamo sentite proprio la settimana scorsa, Freshfield, vedete, lui racconta il suo oggetto del suo racconto, era come salire, come farsi indicare la strada per salire alla Presanella, trova che nessuno lo sa indicare e si arrangia, e abbiamo sentito un po' queste sue annotazioni che volevano descrivere soprattutto questo fatto: a lui interessava la montagna, salire, magari essere il primo. Ma se guardate e leggete bene le sue relazioni, vedrete che, seppur a volte in nota, ci sono anche delle osservazioni quasi impertinenti che si richiamano a una visione o a una valutazione di aspetti non tanto alpinistici, di aspetti turistici. Vi faccio solo un esempio. In una nota proprio della sua relazione, quando spiega come ha fatto a salire per la prima volta sulla Presanella, scrive: Malé, prezzi esagerati, 1874. Si vede che anche contento non era rimasto. Fucine di Maro, belle locande rustiche, letti puliti. Freshfield, letti puliti, vuol dire che ha trovato anche qualche cos'altro. Peio, gente calma e trascurata, cibo cattivo, 1871. Una data. Rabbi, letti rozzi ma puliti e cibo abbastanza buono, 1873. Su internet voi vedete invece attualmente gli apprezzamenti, lui li ha fatti a suo modo. Campiglio, che non era quello di adesso, locanda e pensione, buona sistemazione, cibo normale, prezzi un po' alti. Già allora un'abitudine che gli hanno continuato a mantenere. 1871 c'è una descrizione interessante di questi aspetti più tecnici, più scientifici di questa guida, di Giuseppe Loss. Il Paier poi negli stessi anni lascerà scritte le sue memorie. E a proposito, anche qui per richiamarmi a quel che si è detto l'altro giorno nell'altro incontro su Avermiglio, si diceva: vengono tutti questi inglesi con guide, questi solandri trentini che fanno?
non sono ancora pronti per questo tipo di turismo. Giuseppe Loos, 1871, quindi un po' prima di quello che poi scriverà Freswitz, scrive che nella imperdonabile neghitosità che ci invade, lasciamo che i nostri vergini campi siano per primi mietuti dallo straniero e che perfino stranieri battezzino le cose nostre, il vero a darne i nomi alle nostre montagne, ignorando noi perfino i nomi dei monti che spiccano sul nostro orizzonte. Era diffusa forse più di quel che pensiamo noi la consapevolezza che eravamo noi inadeguati, noi neghitosi che non abbiamo nemmeno una guida alpestre, onde i turisti d'oltremare, è scritto proprio turisti alla francese, sono costretti a farsi condurre sul suolo nostro da guide svizzere. E ora conclude, però, e qui si sente, ed è Giuseppe Loos, trentino, ma si sente che è imperial regio, onore al tenente Payer, che illustrò quasi tutte le nostre regioni glaciali e fra le nostre vedrette rinfrancò la sua natura di ferro per sfidare come fa oggi i ghiacci del polo. Cioè, meno male che almeno lui ce l'abbiamo. L'anno dopo, le stesse considerazioni girate, quindi sul versante italianofono, le fanno quelli della SAT che abbiamo fondato a Madonna di Campiglio l'anno successivo e che dicono andate in montagna, andiamo a battezzarle queste cime, descriviamole, sono nostre, però attenti col nome italiano. E qui a me viene subito in mente appunto ecco le guide anche di questa sera. Esattamente quindi quello che ha fatto Cesare Battisti, Ottone Brentari, con le guide a cavallo proprio fra l'Ottocento e il Novecento. Anch'io non sto a dire altro di Ottone Brentari, l'avete sentito, sarebbe una buona ripetizione. Io mi sono sottolineato il fatto che, oltre che storico, geografo, storico, giornalista, politico, irredentista, ma attenti che era figlio di un ufficiale giudiziario e Ottone Brentari seguì giovanissimo il padre in tutti i suoi spostamenti lavorativi. Sapete dove è stato? A Rovereto, a Malé e a Cembra. Quindi anche questo parla per aver visto almeno l'ambiente di massimo. Ha compiuto, è vero, gli studi classici a Rovereto, con indirizzo storico e geografico, alle università di Innsbruck e di Vienna, e infine di Padova. E anche questo a me piace sottolineare, e non è il solo, quanti di questi personaggi nostri si sono formati nelle università austriache e nelle università italiane, pensate Ciccolini. E poi intraprende la carriera scolastica, che probabilmente forse è anche una carriera che gli dà la possibilità di avere qualche giorno di ferie in più d'estate e di farle queste ricerche. E fu direttore scolastico a Bassano del Grappa, e finché poi andò a Milano a dedicarsi al giornalismo come collaboratore al Corriere della Sera. Chiaramente fu membro del Club Alpino Italiano, era evidente, e scrisse per il suo bollettino e per altre numerose testate, ed è lui che fonda nel 1908 la rivista turistica Italia Bella. Il titolo è tutto un programma. Lui ha comunque approfondito gli studi sulla campagna garibaldina del 66 in Trentino, e qui una chicca ve la darò, ho trovato fra le carte che il figlio di Quirino Bezzi mi aveva passato un piccolo capitolo, poche pagine, di Ottone Brentari che descrive uno dei fatti capitati nel 66 proprio su nella zona del Tonale, quando in quegli anni i garibaldini spengevano molto per venire in Trentino. Gli altri capitoli sono scritti da Quirino Bezzi. Questo l'ha lasciato
scrivere, probabilmente si conoscevano e si stimavano, era fatto scrivere l'autore Brentano. Certo, nel 15 scoppia la Grande Guerra, lui è un energico propugnatore dell'indipendenza del Trentino dall'Austria e fondò la Lega Nazionale Italiana. Dopo la guerra cercò anche di intraprendere la vita politica, ma gli andò male, come in genere capita a queste persone. In tutti i casi, oggi, vicino alla cima d'Asta, il rifugio che c'è è lui dedicato ed è un rifugio della SAT. Anche la scuola media di Strigno è ancora dedicata a lui. Ecco, avete visto, le sono state dette appunto queste sue guide, questi quattro volumi, non vi sto a ripeterli. Io vi dico solo, parlando della Val di Sole, che il taglio anche per questo ultimo volume si legge proprio nel suo commiato. È interessante, veramente, perfino commovente. Dice: chiudo con questo quarto volume 12 anni di lavoro. Dire, non si scrivono in 12 nottate. Lavoro duro ma graditissimo. Pegno di affetto per il Trentino. Libro che è insieme una guida per i forestieri, si diceva prima, lo risottolineo perché è importante, i turisti e gli alpinisti, ma anche per i compaesani, che genere sono gli ultimi che sanno le cose, anche se loro credono di essere i primi. Questo capita proprio capita. Annuncia anche una piccola guida del Trentino e definisce la sua appunto come un'opera patriottica, per cui ringrazia la SAT per la collaborazione, definendo, è stata una delle più belle definizioni che ho trovato, il suo Trentino ricco di glorie e di sventure, che è poi la vita di tutti noi. Con quell'augurio che ha letto prima, veramente andiamo tutti lì perché ci sembra di toccare il cuore, sorgerà un'aurora che è la speranza, la fede, l'ansia di tutti noi. Io come osservazione aggiungo tre cose. Ho trovato una bibliografia più aggiornata di quello che pensavo, lui mette anche la bibliografia. Ci sono dati catastali, colture, linguistica, censimento, anche di Bollettina di Montesi metteva tra parentesi quante case e quanti abitanti. Ci sono anche note di colore e una, mi permetterete di esprimerla. I solandri sono, nei detti popolari, considerati non solo astuti quanto i nonesi, anonesi solandi libera nos domine, ma anche più pericolosi dei nonesi. Se nel nones, dai, se nel solandro, copel. La conosciamo tutti. Pensate che lì ancora 120 anni fa sono detti provenienti più da invidia che da altro, smorza subito, che in generale nonesi e solandri sono fior di gente intelligente e laboriosa. Bisogna veramente ringraziare, ci tratta bene. Cesare Battisti, vi sto a spiegare appunto chi è e che cosa ha fatto, è ancora un personaggio, come si può vedere dalla stampa perfino quotidiana a volte, molto controverso, esaltato, è deprezzato, è o non è un traditore, non è la sera giusta. Lui ha fatto comunque una strada e una via ricca, convinta nelle sue motivazioni, per cui la scelta. È stato direttore di giornali, deputato al Parlamento di Vienna, volontario appunto negli Alpini, e impiccato per altro tradimento e quindi per qualcuno eroe nazionale. Alla Val di Sole ha lasciato questo, che è stato citato prima, da Trento a Malé,
quindi non aggiungo nulla perché è stato detto in modo veramente egregio e completo. È bello che è stato ritrovato, è stata fatta almeno una ristampa anastatica, perché chiaramente guide altrimenti di questo tipo non si troverebbero più, ma ha lasciato anche per una guida illustrata dell'antica fonte di Peio. Ecco. Questo è l'originale, no? Questo è l'originale. Per dire, questo mi è arrivato in una busta quando ero sindaco di Di Maro, da un turista che dice, più o meno sapendo che lei è un po' malato di queste cose, a me ho trovato sta roba, non mi interessa, se lo tenga. L'ho ringraziato ed è lì. Ecco, di queste vorrei fare alcune osservazioni su questa guida illustrata di Peio. Mi piacerebbe poterle fare magari alla PT, per dire che le sottolineature che lui fa hanno un significato, dicono qualche cosa. Intanto comincia dicendo: poche stazioni balneari aggiungono ai pregi delle fonti quelli di una invidiabile posizione alpina di primissimo ordine come l'antica fonte Peio, e comunque mette assieme bellezze di natura, agi desiderabili aggiunti dall'uomo, perché la natura è ben bella, ma se vi piove sulla schiena, nessun accesso di lusso o di sfarzo, e però una gara, questo era questo che volevo portare qui, fra comuni e privati per fare abbellimenti, turismo come un'azione sociale condivisa. In modo che lui arriva a dire che ha Peio dei panorami dei più imponenti e dei più grandiosi che si possano immaginare e descrivere. E comunque la sua attenzione va agli alberghi, alla cucina, alle caffè e trattorie, due poste quotidiane in arrivo e due in partenza, il problema dei trasporti. Ricorderete cosa è capitato in Val di Sole per problemi di strade, quante volte si è detto che il turismo marcia anche se ci sono strade. Quindi congiunzione con Malé e con Trento, problema del tram, comitato di cura, medico, farmacia, sono anche quei problemi, e la cura del latte, tipica della Val di Peio. Lui parla delle passeggiate e dei passi alpini, delle ascensioni. Finisco. Ci sono alcune curiosità, a mio modo di vedere, in questa piccolissima, sono poche pagine guida. C'è una cartina di orientamento. La grafia Peio è Peio, semplice. Senza lei. Senza quelle storpiature delle lunga. Storicamente è così. Nessun accenno a autorità o istituzioni o storie erenti austriache, se non l'accenno all'Università di Innsbruck, da qui forse si capisce un attimino la sottolineatura, e un'informazione in ultima pagina che il rifugio Terriela è in costruzione, che verrà inaugurato al principio della stagione alpina nel 1908 e è stato eretto da Rassat. Sarà quello che poi sarà bruciato durante la prima guerra mondiale nel 1916. E c'è già qui l'annuncio: guardate che cominciando dall'autunno prossimo, Malé sarà stazione di partenza del tram Malé San Michele Trento. Ecco, quella della guida poi più articolata, che segue sostanzialmente, spiega dettagliatamente il tragitto della Trento-Malé, appunto è stata accennata prima. Aggiungerei anche qualche nota di colore, tanto per arrivare alle 10:15, poi abbiamo finito. Per esempio, nell'introduzione c'è una
spiegazione, una rielaborazione di Trento, della città di Trento. Dice regione italiana soggetta all'Austria, detta dagli abitanti trentino e burocraticamente nota col nome di Sud Tirol o Tirolo italiano. Puntini sulle i, eh? Dà anche un breve riassunto di storia patria, come si chiamava allora. Sottolinea che siamo 360.000 nel Trentino allora, ma anche forte l'emigrazione per la mancanza di industrie e anche, permettetemelo, ogni tanto insomma ci vuole anche il dolcetto, scarso il numero degli analfabeti, qui sanno leggere e scrivere, meno frequente che nelle limitrofe regioni la delinquenza. Adesso non so come sia, ma allora era così. Il dialetto del Trentino è italiano e tiene più del Veneto ai confini veneti e del Lombardo ai lombardi. Ma lì, l'abbiamo visto, faccio il salto, fate finta di essere venuto su Arazzo, arrivati a Malì, dice, riassumendo, non leggiamo più, ti avrei fatto leggere le stesse cose per cui risparmio, sorge in amena posizione, circondata da campi ubertosi, da frutteti, e prati e boschi splendidi. Vie, linde pulite e quattro belle piazze spaziose, illuminazione della luce elettrica con centralina comunale, acquedotto ad alta tensione con ottima acqua potabile. Direte, ma è tutto qui? Fate turismo che manchino queste cose, poi mi direte voi. Buoni alberghi e società d'abbellimento. E poi c'è questa, appunto, che ha letto bella questa citazione un po' romantica di quello che poi si vede guardando verso, parla del soggiorno paradisiaco, forse siamo un po' occupati, ma noi ci crediamo anche, siamo di qui, ci mancherebbe. Anche qui io finisco con due osservazioni mie personali, vedete, queste sono due opere di un geografo completo, che vede e considera i vari aspetti di una realtà complessa e sa unire osservazioni naturalistiche con quelle storiche e di costume. C'è un'attenta valutazione di aspetti demografici, culturali, storici, linguistici e artistici. Ma ci sono anche, cosa che lui farà in un volume più grosso, una guida al Trentino molto più grossa, informazioni corrette anche dal punto di vista geologico, naturalistico, idrografico, dei trasporti, dell'economia, dei modi di vestire, di abitare, di relazionarsi. E vediamo già da qui come viene in primo piano il rilievo turistico di questa zona per un progetto di sviluppo importante. È stato detto da qualcuno che queste guide abbiano una finalità quasi di preparare gli italiani a conoscere queste nuove zone che prima o poi sicuramente verranno conquistate, redente, riscattate. Io non lo so. Intanto sono scritte talmente parecchi anni prima che mi sembra un po' poco logico, quantomeno pensare che sia l'uno che l'altro vogliono preparare il terreno. Credo che non è assente la soprannatura della identità italiana di questi luoghi, ma secondo me non è il motivo principale. Credo che il motivo principale sia proprio il desiderio di due menti importanti, due menti complete e complesse, di presentare tutto, appunto, può essere per qualche aspetto chiamata paradisiaca. Noi
ci dovremmo vivere in questo paradiso, vediamo quantomeno di andare d'accordo con i nostri cugini nonesi, senza pensare che appunto se ne nonesi dai e se ne sono under pure.